Registro. Buonasera a tutti, sono Florenzia De Bandi e sono archeologa, dottora di ricerca dell'Università di Bologna e collaboratrice dell'università. Innanzitutto vorrei ringraziare Andrea Tirincanti e il Museo del Territorio del Riccione per avermi invitato a partecipare di questa bella iniziativa in questi tempi così complessi per tutti noi. Il libro che ho scelto di presentarvi oggi è un libro abbastanza recente, la prima versione è in inglese del 2017, mentre la traduzione all'italiano fatta da Andrea Migliori è pubblicata dalla Volati Volinghieri del 2018. L'autore è Jonathan Silvertown, è un biologo, docente di ecologia evoluzionistica dell'Università di Edimburgo, che si dedica principalmente dal punto di vista della ricerca all'evoluzione della biologia delle piante. Infatti su questi argomenti è già noto questo autore per aver pubblicato altri due saggi, uno nel 2010, che potete vedere anche qui, La vita segreta dei semi, che descrive i processi che contribuiscono proprio alla selezione e alla dispersione dei semi in natura. E nel secondo, il secondo libro, Il segreto della durata della vita, pubblicato nel 2015, è un saggio sui meccanismi biologici che allungano la vita. Successivamente, nel 2017, lui ha scritto il libro di cui vi parlerò oggi, A cena con Darwin, Cibi, bevanda ed evoluzione. Se andiamo a vedere un po' il libro al suo interno, diciamo, nella prima pagina di questo libro, l'autore scrive: I libri sul cibo sono troppi. Se noi pensiamo già che apre con questa frase, ci fa pensare che magari ha ragione, ovvero che negli ultimi tempi i libri sul cibo sono davvero tanti. Però l'autore subito chiarisce questo concetto, vado a cercare qui nel libro perché ve lo voglio anche leggere, e ci dice: Ma quello che avete in mano, sia più che un libro, è un invito a cena, nella speranza che anche voi come me siate sempre pronti a cercarne uno. Però, e chiarisce subito, questo sarà un evento diverso, una cena per la mente. Leggendo A cena con Darwin, quello che ci propone è fare proprio un vero e proprio viaggio nel tempo, alla ricerca proprio dell'evoluzione di questi elementi. E l'autore anche ci dice nuovamente un'altra cosa molto interessante. Dice: Il nostro rapporto con il cibo dimostra come siamo evoluti noi e come si è evoluto il cibo che mangiamo. Capirlo può rappresentare una fonte di nutrimento per la mente, ma anche per lo stomaco. Se vi piacciono i paroloni chiamate gastronomia evolutiva, altrimenti potrete dire più semplicemente che stiamo per preparare un pranzo ispirato all'evoluzione. Già da queste parole possiamo capire subito che il libro è dedicato a raccontarci in modo molto coinvolgente che tutto quello che mangiamo ha una storia evolutiva e che volendo a ben vedere, ad esempio, ci dice che in tutte le liste delle spese, le ricette, i menù, l'ingrediente, c'è un silenzioso invito a cena con il padre dell'evoluzione, Charles Darwin. Così l'autore ci dice in modo chiaro cosa abbiamo in mano e nel primo capitolo ci introduce, diciamo, in questo modo abbastanza dolce, a partire dal semplice ingrediente che tutti conosciamo, al suo meccanismo di racconto. E ci dà un esempio semplice e dice: Immaginiamoci che facciamo un pancake. Cosa ci servono? Quali sono gli ingredienti di base? Uova, latte e farina. E ci porta a scoprire a questo punto, o meglio a ricordare, perché molti di noi lo sappiamo già, che questi elementi sono proprio anche prodotti di milioni di anni di evoluzione. Le uova, ad esempio, sono un'invenzione di grande successo per adattarsi alla vita terrestre. E vi leggo cosa dice l'autore. I primi animali a compiere la transizione dall'oceano alle terre emerse furono gli anfibi. Le loro uova, tuttavia, erano gelatinose, proprio come quelle delle rane e delle salamandre moderne, e non possedevano uno strato protettivo che impedisse loro di disidratarsi all'aria aperta. Però le uova che noi conosciamo oggi, potremmo dirle in questo altro modo, sono così nutriente perché contengono tutto il cibo necessario per lo sviluppo del pulcino e si conservano così bene perché hanno un guscio progettato dall'evoluzione per impedirne la disidratazione e per proteggerne il contenuto dai batteri e dai funghi che lo farebbero andare male.
In questo un po' la modalità che l'autore ha per presentarci questi elementi. Però andiamo al secondo ingrediente, la farina. E lì dobbiamo proprio fare un salto indietro nei milioni di anni e ripercorrere l'evoluzione dei semi e delle piante, fino ad arrivare alla domesticazione delle piante per parte dell'uomo, per poi trovarci ai nostri cereali moderni, quelli che troviamo negli scaffali quando andiamo a comprare la farina, della produzione a grande scala. Ma al momento di aggiungere il latte, compare tutta l'istoria dell'evoluzione e della nostra capacità di adattamento. E l'autore parte dall'ornitorrinco, il mammifero oviparo scelto proprio da Darwin come esempio per spiegare l'evoluzione, visto che produce uova da una parte, ma è anche capace di allattare, a tutte le mutazioni che si sono verificate nel nostro DNA e che hanno, ad esempio, permesso la persistenza dell'allattarsi, garantendoci a molti di noi in età adulta di poter digerire il latte. E come suggerisce Silverton, tutto quello che mangiamo ha un'istoria evolutiva. Partendo da qui, l'autore ci illustra uno strano menù evolutivo, chiamiamolo in questo modo, composto di portate, o meglio, capitoli, che andiamo a vedere qua nell'indice, in cui noi vediamo il pane e la domesticazione, la zuppa, il pesce, i carnivori, per trattare il tema della carne, il mondo delle verdure, le spezie e le erbe aromatiche, i dessert, i formaggi, il vino, la birra e tanti altri piccoli elementi. Ad esempio, partiamo un momento dal secondo capitolo in cui l'autore ci invita a un banchetto, una cena immaginaria con i nostri antenati più remoti. Tra gli invitati troveremo ad esempio Lucy, la Australopithecus afarensis, vissuta in Africa più di 3 milioni di anni fa e scoperta negli anni 70, anche Homo erectus. E tra gli altri ospiti ci arriveremo fino all'Homo sapiens. Attraverso l'abitudine di questi commensali, l'autore ci racconta la dieta di Lucy in confronto con quella di quello che potremmo chiamare il progenitore dell'Homo sapiens. Lucy apprezzava sicuramente la frutta, i semi, la verdura fresca e qualche boccone magari di carne cruda, oppure anche qualcuno di carne cotta, ma non era proprio lei a cuocere questa carne. Mentre tra gli invitati, il primo di loro che probabilmente l'abbia cotta può essere stato Homo erectus, ma sicuramente quando arriviamo a Homo heidelbergensis, questo diventerà proprio consuetudine. La cottura della carne ci aiutò certamente a fare il salto evolutivo, permettendoci di consumare molta di più e modificando la nostra struttura fisica, ad esempio. Una diminuzione della lunghezza del nostro intestino a favore dell'aumento della grandezza del cervello. Cuocere il cibo, e vi voglio leggere una citazione che me l'ho segnata, dice: cuocere il cibo ci ha dato l'energia necessaria per alimentare un cervello di grande dimensione, la trasformazione che più di ogni altra ha segnato il corso dell'evoluzione umana. Diciamo che proprio l'uso del fuoco e la cottura degli alimenti saranno la base proprio di questo cambiamento. Andiamo avanti un po' nel libro e percorriamo un po' questo nostro menù, chiamiamolo in questo modo, e ci troviamo per esempio i piatti a base di pesce. Ma tutti noi sappiamo che il pesce dopo qualche giorno tende a puzzare e questo sarà l'elemento che offre l'opportunità all'autore di raccontarci, di parlarci di alcune peculiarità della nostra evoluzione, come ad esempio il rapporto tra gusto e olfatto. Il senso del gusto ci aiuta a capire su quello che stiamo mangiando è nutriente o pericoloso. Sulla lingua abbiamo recettori, cinque tipi di cello sensoriale che permettono di distinguere i sapori che tutti noi conosciamo, dolce, salato, aspro, amaro e umami. Alcuni scienziati dicono anche che ci sarebbe un sesto sapore, il grasso, ma soffermiamoci un attimo sui primi cinque. I primi quattro li conosciamo tutti, dolce, salato, aspro e amaro. Ma il sapore umami, chi di voi lo conosce? Per me è stato proprio una novità. Il sapore umami, e seguo un po' qua quello che scrive l'autore, è stato identificato come un gusto fondamentale nel 1908 da un professore di chimica dell'Università Imperiale di Tokyo, mentre analizzava chimicamente il forte sapore del brodo di alghe. In questo suo studio, il professore riuscì ad isolare il glutamato, un aminoacido. Un aminoacido che tutti noi conosciamo molto bene perché lo troviamo negli ingredienti aggiunti in tanti prodotti dell'industria alimentare. Questo aminoacido, il glutamato, sarebbe il responsabile di un sapore specifico
che denominò a quel tempo in giapponese umami e che possiamo tradurre in italiano come saporito. Questo sapore, però, da non confondere con il sapore del salato, è particolarmente presente in cibi come la carne, il formaggio, il pomodoro maturi, i funghi porcini secchi e tanti altri elementi proprio ricchi di proteine e che hanno la capacità di darci quel senso di gustoso, appetibile, proprio saporito, portandoci non solo ad apprezzare e desiderare questi alimenti, a far proprio richiesta perché ci danno tutte le proteine necessarie per il nostro fabbisogno. Capire quale dei nostri recettori percepiscono, identificano certi sapori è un compito per il quale, proprio grazie all'avanzo della genetica e degli studi sul DNA, e negli ultimi tempi si sono fatti proprio passi da gigante. Andiamo un po' avanti. Il ricco menù che ci propone sempre Silverton comprende molte altre portate. Ovviamente in questo momento non vi posso parlare di tutte e presentarvi tutte, però per darvi un'idea vi posso dire che l'autore ci parla di temi che tutti noi conosciamo molto bene, come il pane, tanto fondamentale da essere diventato proprio sinonimo di cibo nella nostra cultura, senza approfondire il fatto che è uno dei grandi risultati proprio della rivoluzione agricola avvenuta nel Vicino Oriente oltre 12.000 anni fa, attraverso la domesticazione proprio delle piante e soprattutto dei cereali, che ha cambiato il nostro modo di vivere, il nostro modo di essere più sedentario per restare vicini ai nostri campi coltivati. E questo ha permesso il surplus alimentari e un incremento enorme della popolazione che da allora, pur rallentata qualche volta per qualche grave pandemia, non si è più interrotto. Poi abbiamo ad esempio altri alimenti che tutti noi conosciamo bene, come il formaggio. E mi sono segnata qualcosa che vi volevo fare sentire. Sia il latte, in questo capitolo lui parla del latte e poi ovviamente del formaggio. Sia il latte è il cibo più naturale che un mammifero possa immaginare, il formaggio invece è con ogni probabilità è il più artificiale. Dal punto di vista biologico, il formaggio è un microbioma, cioè una comunità di microbi che è in natura, il microbioma equivalente più simile al formaggio è la terra, ricca di funghi, batteri e altri microbi che oltre a mangiarsi gli uni con gli altri si cibano di organismi morti. E vi lascio a voi la lettura di questo capitolo che è veramente interessante. Parlando in un altro capitolo, parlando per esempio della naturale tendenza che abbiamo a mangiare i dolci, a cui dedica proprio tutto un capitolo, ci scrive una frase che mi ha così chiamata l'attenzione, non dico una novità: mangiare troppa frutta fa male. E l'autore ci spiega che la frutta è ricca di fruttosio, uno zucchero che può essere metabolizzato solo dal fegato, a differenza del glucosio, un altro zucchero che però viene disciolto nel sangue e viene, diciamo, sfruttato, consumato da diversi organi del corpo. Il fruttosio, il cui consumo tra l'altro è aumentato tanto negli ultimi anni attraverso i succhi di frutta, ha le stesse calorie del glucosio, ma il nostro corpo non lo percepisce come un zucchero, per cui gli ormoni che si devono attivare e dire a noi basta, stop, non abbiamo più bisogno, non si attivano. Così noi continuiamo a mangiare e a frutta e a bere e succhi di frutta e come prima conseguenza di questo ingrassiamo. Ma secondo l'autore questo non è il problema più grave. È il problema grave che, assunto in dosi eccessiva, il fruttosio diventa una tossina vera e propria che favorisce lo sviluppo del diabete. Secondo l'autore, nel futuro prossimo, è possibile che il diabete possa diventare proprio una pandemia. Gli argomenti, come abbiamo visto, sono tantissimi, innumerevoli. Si passa dalla preistoria, all'ecologia, alla biologia, fino all'antropologia culturale, utilizzando generalmente un linguaggio che permette a noi lettori seguire in modo semplice attraverso le innumerevoli piccole storie che l'autore ci racconta. Tuttavia, se il lettore vuole approfondire molti di questi argomenti, a volte veramente complessi, ci sono innumerevoli rimandi a una ricca bibliografia in fondo al libro, che io la raccomando ampiamente. E per concludere, l'autore nell'ultimo capitolo, volevo far cenno anche a questo, di questo diciamo menù evoluzionistico, e ci pone una domanda cruciale per lui e per tutti noi: cosa mangeremo domani?
aprendo così la strada a un tema di grande attualità, è l'uso dell'OGM e delle moderne tecniche di intervento biologico su ciò che mangiamo. E come questo potrà o no aiutarci a risolvere il grande problema della fame nel mondo ed alimentare l'umanità. Io spero di essere riuscita a farvi assaggiare questo menù e avervi invogliato a leggere A cena con Darwin di Jonathan Silverton. E chiudo leggendovi questa ultima frase che mi è piaciuta molto. L'uomo non è un animale così diverso dagli altri. Forse la sua unica incommensurabile specificità risiede nel fatto che sia l'unico a cucinare. La cucina è il tratto più evidente della nostra evoluzione. Grazie a tutti, un caro saluto, certamente se avete delle curiosità sono a vostra disposizione.